Ci spiega cosa ha visto, ha riscontrato l'ANAC di irregolare nell'appalto a Farinetti? No, guardi, noi non abbiamo riscontrato irregolarità, fra l'altro noi non potevamo, diciamo, fare valutazioni specifiche trattandosi di un appalto che era precedente il nostro arrivo. Abbiamo fatto una serie di rilievi, abbiamo chiesto a Expo di dare spiegazioni, non assolutamente abbiamo parlato di illegittimità, abbiamo evidenziato una serie di rilievi precisando che lo chiediamo anche nell'ambito della leale collaborazione che si è instaurata con Expo e ora verificheremo che cosa ci rispondono a questi rilievi. Qual è l'iter, diciamo, dopo quello che voi avete chiesto a Sala? Ci dovrebbe rispondere su una serie di rilievi che abbiamo in modo preciso individuato, ma non abbiamo parlato di illegittimità, abbiamo evidenziato che c'erano delle cose che non ci convincevano e su cui abbiamo chiesto spiegazioni, ma si tratta di uno scambio che avviene fisiologico in tutti gli appalti. Qui c'è questa novità in più, che si tratta di un appalto che è precedente al nostro arrivo, su cui forse sicuramente non abbiamo un potere reale di controllo, che però abbiamo azionato, diciamo, anche attesa la polemica che c'è stato, atteso il clamore mediatico intorno a questa vicenda, per capire. Abbiamo evidenziato dei rilievi e abbiamo... Il punto è l'appalto senza gara. L'appalto senza gara era legittimo perché Expo ha utilizzato i poteri di deroga. Noi diamo per scontato che questo potesse essere fatto e facciamo una serie di rilievi tecnici.